detto ringraziamento. Silenzio, un attimo. Silenzio, ragazzi, è importante questo, queste parole anche per noi, per i nostri sforzi. Volevamo fare un sentito ringraziamento a nome di tutto il reparto per questa importante iniziativa. I nostri pazienti, i pazienti ricoverati nel nostro reparto sono acuti, stanno male e... Sono pazienti fragili, spesso disabili, con molte cronicità e per questo questa iniziativa da parte dei ragazzi della Curva Furlan, la visita da parte dei giocatori è qualcosa di veramente importante per questa grande sensibilità dimostrata da parte di tutti. Ci tenevamo a fare un sentito ringraziamento. Il nostro primario, il professor Toigo, purtroppo non è potuto venire qui, ma ha detto che avrebbe indossato il cappellino della Curva Furlan tutta la sera. Ci auguriamo che queste iniziative possano continuare anche nei prossimi anni. Noi cerchiamo di promettere che non è stato un percorso che ha una fine. Noi speriamo di portarlo avanti con nuove idee, iniziative, perché per noi, a noi ci ha arricchito molto. È stata un'esperienza veramente sentita. Siamo cresciuti con voi, grazie. A noi ci ha riempito d'orgoglio e siamo veramente felici di questo. Grazie, grazie a tutti, Porta Unione! Un attimo di attenzione, oltre all'assegno di 5.000 euro vogliamo donare una foto della curva da mettere nel reparto e una targa che a muro verrà, se loro vorranno, nel loro reparto. Quindi Marco, qui al centro, facciamo una foto. Marco! Insieme a loro vogliamo riempire il palco con due persone che ci hanno dato una mano e penso che erano contenti. Vogliamo chiamare sul palco Denis Godias e Giuliano Vianello, team manager della Tristina, che hanno dato tanto per il reparto gelateria e noi vogliamo dare un altro omaggio da parte della curva per loro. Quindi a Denis Godias e a Giuliano Vianello il nostro più grosso applauso. E a tutta la tifoseria che ha contribuito, che ha fatto delle donazioni per questo reparto. Grazie a tutti, grazie alle Tristina, che sono loro, non sono sicuramente le persone che vogliono solo rovinare quei sporchi affari da vent'anni sta parte il bene dell'Unione. Un applauso a loro e vogliamo che anche Giuliano venga su perché se lo merita e ha fatto da tramite per questa bellissima iniziativa. Insieme quest'anno tutta la squadra, i tifosi, insomma, io lo devo dire grazie a Lorenzo in maniera particolare, perché quest'anno grazie a lui abbiamo unito tutto quello che era la Triestina campo con i tifosi, tutto quello che siamo riusciti a fare quest'anno è, insomma, in merito gran parte, insomma, di chi è stato vicino alla squadra in un'annata un po' particolare, per cui il mio grazie soprattutto a Lolo e a tutti i presenti, perché la festa è vostra, insomma. A me può solo far piacere essere qua. Sono più emozionato io di Lolo, credo. Grazie a Lolo.
Voglio solo due parole veloci. Ringrazio ovviamente anch'io Lorenzo, l'altro ragazzo non mi ricordo il nome, Giovanni, esatto, perché comunque sono stati rappresentativi e a nome di tutti quanti voi nei confronti della squadra. Ritengo comunque queste iniziative veramente molto importanti, perché ci si ricorda anche di chi generalmente è dimenticato. Grazie a tutti e avanti così. Grazie. Penso il momento più bello è l'unione di chi, nonostante una stagione tribulata, ha voluto dare tanto. Quindi Giuliano Vianello, tante volte in maniera silenziosa ha dato tanto alla Triestina e oggi è giusto che su questo palco ha voluto dare anche lui. A nome della Triestina che non molla, e a Dennis e a Piscopo Azzetto, a Marino Bassanese Magazzinieri e a tutte le persone che quest'anno hanno dato tanto a questa squadra, a tutti i tifosi, al club, a Claudia, a Sergio Barassi, a tutti i tifosi vecchi e giovani, hanno dato tanto per tutta un'annata veramente da far schifo e poco, perché non si può permettere di fare calcio così a Trieste. Con tutto il rispetto meritiamo di più e pretendiamo anche di pretendere rispetto e anche tanto tanto amore per questi colori. Quindi il rispetto di oggi lo portiamo alle persone più bisognose e a tutto il resto, quando andremo avanti ci saranno sempre al nostro fianco. Quindi il nostro grosso applauso a tutti voi e adesso premieremo e ricorderemo altre persone. Ma ci tenevamo come prima cosa dare a loro e a tutti voi questo che insieme avete raccolto per un reparto veramente simpatico, coerente, bisognoso e tanto tanto vicino ai nostri colori. Quindi il grazie va a loro e cogliamo questi due piccoli gesti da parte della curva a loro, che possano con questo dire: domani ho passato un sabato sera diverso e ho conosciuto una realtà che non è solo quella che fa i salti o va a ballare sabato sera. Noi siamo orgogliosi di quello che facciamo. Grazie. Grazie.